ragazzi, e bentornati in un nuovo video di Nicky the Farmer. Ragazzi, oggi siamo qua con la mia amica Lilly, il mio criceto russo, femmina, e oggi ragazzi vi andrò appunto a spiegare come addomesticare un criceto. Partiamo dal primo punto, o meglio, il criceto è una preda, nel senso che il criceto è più preda che predatore, perché il criceto può appena magari mangiare magari se trova un po' una mosca, così qualche insetto magari che è ferito e magari a terra e non può volare oppure in sé non vola, può mangiarsi nella natura un insettino di quel tipo, ma in sé è una preda, non è un predatore come può essere un gatto o comunque un cane. Quindi le prede sono sempre paurose. In questo caso il criceto è un animale pauroso. Diciamo che ci vuole molta pazienza, perché io Lilly diciamo che mi è andata di fortuna che il negozio che l'avevo presa era un negozio che i criceti e i topi li tenevano addomesticati proprio a mano e quindi erano già tutti bravi, erano già tutti che si facevano prendere in mano, che erano proprio abituati all'uomo, si liberavano, stavano buoni, non scappavano. I criceti selvatici, cioè quelli non abituati all'uomo, tipo il mio criceto Greg, che è quel criceto che vi avevo fatto vedere nel primo video che avevo fatto di criceti, quello un po' tutto maculato, quello lì già non lo potrei mai liberare perché ancora lo devo appunto addestrare ad allevarsi a mano perché ancora c'ha paura di me. Diciamo che per addomesticare un criceto serve una vasca da bagno. E cosa succede? Che se voi avete una vasca da bagno, voi mettete un asciugamano, vi mettete dentro la vasca da bagno, ovviamente senza acqua, col vostro cricetino. E lì è un posto sicuro dove voi ci potete stare a contatto e in più lui non può scapparvi. E diciamo che se voi continuate, continuate, continuate a tenervelo nella vasca da bagno, lui capisce che voi non siete un pericolo per lui. E già comincia ad apprezzarvi, nel senso che non siete un pericolo per lui, quindi comincia a essere curioso su quello che fate. Poi comincia a diventare il secondo passaggio che va fatto è quello di andare a dargli il mangiare dalla mano. Così lui vi conosce come diciamo il cibo, vi riconosce come voi se gli volete dare il cibo, quindi capisce che voi non siete un nemico per lui, anzi siete un piacere per lui perché gli date il mangiare. E così lo aiutate a capire che appunto riuscite a fargli capire che lui pensa che andandovi vicino alla vostra mano prende da mangiare e quindi si va a fare questa logica in testa che quando voi mettete la mano, lui vi sale sulla mano per prendersi il seme. Poi per continuare ad allevarli al meglio, ad addomesticarli al meglio, andrà utilizzato anche una gabbia grossa. Perché per allevarli a noi, loro dovranno comunque avere una gabbia grossa, perché se loro hanno una gabbietta piccola, si stressano e quando voi mettete le mani non ha neanche un pochino la cosa di potersi scappare e quindi potrebbe mordervi. Invece se una gabbia grossa, per esempio la mia che è una gabbia classica per criceti, diciamo che può appunto andare bene proprio perché c'ha lo spazio per magari scappare se non vuole in quel momento essere preso, comunque ha paura e quindi si sente anche più sicuro lui stesso. Un altro punto che va molto visto dei criceti è quello che ragazzi non possiamo pensare che i criceti siano che poi una volta che li abbiamo domesticati noi possiamo maneggiarli più di tanto, perché comunque sono animaletti di questa grandezza, poi va bene, cioè il criceto dorato che è più grosso, però in generale il criceto più classico è di dimensioni piccole,
Quindi diciamo che andarci a creare questo disagio di tutti i giorni, tantissime ore, e magari 3 ore al giorno, 2 ore al giorno, mettersi lì e prenderlo e tenerlo tanto, per lui può essere uno stress, un disagio. Quindi regoliamoci, nel senso, ok, siamo riusciti a far capire al criceto che noi non siamo un pericolo per lui, però dobbiamo anche frazionarci un po', perché rimane sempre un animale selvatico. Quindi dobbiamo comunque restringerci il tempo, nel senso, inizialmente lo prendiamo un po' di più per abituarlo a noi. Poi, una volta che si è abituato, che ne so, 10 minuti al giorno, perché ragazzi, veramente, sennò diventa proprio uno stress per il criceto. E comunque, ragazzi, vi dirò che non è sempre facile, anche se seguite i miei consigli, allevare un criceto a noi. Perché il criceto ha la mentalità che tu sei un predatore. E quindi dipende anche dal carattere, soprattutto del criceto, perché ci sono criceti che sì, mentalmente pensano che sei un predatore, però quando hanno capito, basta, nel senso. Anzi, a volte poi quando metti la mano, magari per cambiarci le ciotoline, così vengono proprio a cercare la mano per dargli da mangiare. Ci sono invece criceti che, anche se seguite i miei consigli, o comunque consigli che sono gli stessi poi di Google o di un altro video, non è detto che sempre riuscirete a metterli in pratica al 100%, proprio perché il criceto ha comunque dipende, va a carattere. Ci sono criceti che addirittura hanno paura quando tu ci vai magari a mettere un biscottino all'interno, perché proprio poi va a carattere, perché comunque ci sono criceti di proprio indole paurosa e criceti magari anche più abituati a, diciamo, essere più, cioè sono più abituati nella loro testa a voler essere più isolati, più da soli. Infatti è la stessa mentalità che usano quando ci vai a mettere un altro criceto, nel senso che solitamente due criceti si litigano, però a volte ci sono caratteri che addirittura vanno d'accordo per tutta la vita, nel senso, dipende poi il carattere. La stessa cosa va messa in pratica quando noi vogliamo allevarli a noi, proprio che ci salgono in mano, va anche quella carattere. Di sicuro questi consigli vi aiuteranno. Se è un carattere più pauroso, a ammorbidirvelo un po' con voi, però in generale, se è già un carattere pauroso, non vi aspettate grandi risultati. Già un criceto come potrebbe essere il carattere di Lilly, che non ha paura di niente, potete allora anche lì metterci. Allora lì riuscite tranquillamente, se è un carattere così, ad addomesticarlo a voi. Diciamo che in sé, comunque, ragazzi, il criceto non è mai un cagnolino, non lo sarà mai, perché comunque ha la mentalità che è una preda, e comunque anche caratterialmente solitamente sono paurosi, e in più non potete neanche pensare che, se lo prendete magari come ho preso i miei, già di media età, che siano già che vi salgono sulle mani. Già, se li prendete piccoli avete già l'88%, perché già avete una percentuale più alta, perché comunque un criceto piccolo si adatta già da piccolo e quindi è più facile. Criceti già di media età è già molto più difficile, sia da metterlo in pratica e sia da spiegarvelo in teoria, perché ci sono vari concetti proprio, perché io vi do dei consigli. Ma comunque, già se è di mezza età, è difficile fargli cambiare il suo carattere pauroso che ti sale nella mano. Quindi, insieme, io questi consigli funzionano più se il criceto è piccolo. Se è di media età, potete comunque provarci, ma comunque resterà comunque con il carattere pauroso. Quindi, a prescindere se farete poi movimenti per sbaglio, magari un po' più bruschi, avrà paura, perché proprio non ha mai avuto l'abitudine, averla così di colpo è difficile per un criceto di media età. Un criceto piccolo è praticamente facilissimo a domesticarvelo.
Per questo, ragazzi, può essere tutto. Iscrivetevi al canale, ragazzi, e vi aggiorno sul fatto che prenderò, appunto, come vi avevo detto, un animale da terrario. E diciamo, ragazzi, che per quello domani proverò a farvi una piccola clip che vi metterò poi all'inizio del video di domani, che proverò a farvi vedere quando sono dentro al negozio, che è quali scelgo e quali ci sono. Però in sé, ragazzi, non montateci il cuore sopra perché sono in un negozio e magari non posso riprendere gli animali, quindi se non è neanche detto che domani lo prendo, perché comunque prima di tutto, come ho detto, informarsi e poi andare all'idea di acquistarlo. Per questo, ragazzi, comunque può essere tutto e ciao a tutti, ragazzi. Ciao!